Siamo al Discanto Pub in Lungomare Adriatico con Letizia, con Lorenzo, a parlare di un evento sui generis e un po' caratterizzante ovviamente sia la storia del locale che quella della loro vita e della loro famiglia. Giovedì sera, il 6 giugno, dalle ore 20:30 fino alla serata inoltrata, al Giardino Moai, qui esterno al Discanto, ricorderemo assieme la figura di Giuliano Soncin, naturalmente marito, padre, ma anche esercente, attore, regista, fondatore del Teatro Nuovo, una figura centrale per lo spettacolo di Chioggia Sottomarina e non solo. Ci saranno, e lo diranno loro, musicisti, attori e persone alle quali Giuliano ha voluto bene e che in cambio ne sono state ricambiate appunto. Letizia, come nasce questa idea di commemorare Giuliano un anno o poco più della scomparsa? Questa idea non è nata da noi familiari, ma da persone, da più persone che ci fermavano per strada e ci chiedevano perché non fare una festa per Giuliano, cioè proprio una festa, non un evento celebrativo, commemorativo, sui generis, come dicevi proprio tu, ma una cosa, diciamo, come era Giuliano, una cosa festosa, una cosa un po' libera, un po' free, come era lui, che era uno spirito libero, eccetera. Per cui mi piace appunto mettere in evidenza che è stata proprio Vox Populi, come si suol dire, che ha incentivato questo importante evento. E naturalmente noi siamo più che orgogliosi, più che soddisfatti di questa di questo bel evento, perché abbiamo visto anche una grande partecipazione, una voglia proprio da parte di tantissime persone, tanto che dovremo, poi Lorenzo spiegherà un po' meglio anche la scaletta, ridurre un pochino i vari interventi che sarebbero, certo, venuti fuori, ecco, si sarebbero manifestati. Si sa come comincia e non come andrà a finire, esatto, in senso esatto, buono naturalmente. Tutti vorrebbero partecipare in qualche modo, in effetti c'è anche chi, non essendo né artista, fra virgolette, cioè quindi non musicista, non teatrante, perché Giuliano, queste erano le sue due grandi passioni, lasciano un loro ricordo anche inusuale tramite un video che è stato girato proprio qui al Discanto, con dei ricordi particolari, quindi viene fuori anche un caleidoscopio, diciamo, sotto diversi punti di vista di Giuliano. È una cosa molto emozionante, ecco. Non abbiamo dubbi, è molto, molto bello pensarci. Il titolo dell'evento è Chioggia in scena, esco di scena ma non vado in platea. Questa è una frase che Lorenzo ci deve un po' spiegare prima di introdurre un po' i contenuti, ovvero chi suonerà e chi reciterà giovedì sera. Sì, è una frase che mi era venuta in mente nel momento in cui mio papà ci aveva lasciati, però che era bella perché era positiva e rendeva un po' il senso della sua, diciamo, eredità morale, no? Nel senso che lui è sempre stato un protagonista in tutto quello che faceva, quindi nell'ambito sociale, culturale, attraverso il teatro, attraverso il suo modo di fare impresa, e quindi in qualche modo ha lasciato i suoi valori, il suo bagaglio di esperienze a tante persone che lo portano, insomma, dentro di sé. Quindi in questo senso è uscito di scena, dalla scena della vita, ma è rimasto non come mero spettatore, ma come protagonista poi in quello che ha lasciato a tante persone, certo, che poi sono anche molte delle quali sono quelle che parteciperanno all'evento di giovedì. E sono persone che questo posto con Giuliano hanno cominciato e continuato a frequentarlo prima, durante e dopo, sia in musica che in teatro. Immagino ci sarà un po' la vostra compagnia, il Teatro Nuovo. Esatto, esatto. Sarà una serata incentrata sulle, diciamo, sue passioni principali, anche se l'idea poi si è evoluta, nel senso avremmo voluto fare qualcosa di ancora più grande, però dai, come primo anno siamo concentrati principalmente sulla musica e sul teatro, quindi sarà la compagnia Teatro Nuovo che metterà in scena alcuni pezzi delle commedie di cui mio papà è stato regista, quindi Le Baruffe, quindi La Locandiera. Verrà proiettato anche un suo monologo del Lato Oscuro, che era uno spettacolo teatrale che abbiamo fatto al Discanto, perché appunto la nostra passione è strabordata qui anche nel luogo di lavoro, e poi ci saranno tutti i brani musicali
che lui amava? Che lui amava, sì, abbiamo scelto di non fare diciamo una semplice jam session con vari gruppi, ma abbiamo scelto proprio dei... Le canzoni di Giuliano. Fatto delle scelte musicali mirate, che, per cui quindi i grandi classici degli anni 70, con Renzo Storchi, Alessandro Donin, Arden Darse, Mattia Campanaro e... Prima. E poi sì, il Truma di Riccardo Vianello, che accompagneranno poi la scena delle baruffe, quindi una parte più prettamente musica e teatro assieme. Musica e teatro chioggiotto, no? Esatto. E per un'altra cosa che ci ha colpito da subito, abbiamo visto un po' i manifesti delle locandine, questo disegno, questo autoritratto di Giuliano che praticamente rappresenta se stesso. Eh sì, questo era un aspetto un po' intimo che però rendeva un po' la personalità di Giuliano. E ho chiesto insomma a chi aveva ricevuto questo autoritratto se aveva piacere di poterlo utilizzare, possiamo anche dirlo tranquillamente, Monir, che è responsabile qui a Discanto, al suo bambino Ryan. Mi emoziona anche un po' a dirlo. E mio papà aveva fatto un ritratto diciamo assieme a un regalo di poesie arabe italiane, aveva dato questo autoritratto perché si ricordasse di lui, ecco. E allora ho chiesto a Munir, che gentilmente insomma ha dato il suo beneplacito, per utilizzarlo come locandina dell'evento, quindi un simbolo di generosità e di autoritratto. E adesso l'immagine per tutti, nel senso è l'immagine, il logo ufficiale della scena. Prima ti ho colto un po' in castagna, hai detto per questo primo anno facciamo, vuol dire che magari state già pensando che la cosa potrebbe avere un seguito. Sì, intanto diciamo quest'anno siamo partiti così, dopo abbiamo fatto dei ragionamenti anche prima, diciamo siamo partiti così, dopo l'idea era anche, e lo dice il titolo, Chioggia in scena, mettere in scena diciamo la Chioggia più positiva, la Chioggia più protagonista nei vari settori, magari in futuro anche in ambito sociale, così culturale. Proprio vorremmo che questo evento magari in futuro, se possibile, se ci sarà occasione, diventasse anche un luogo di confronto, di dibattito per migliorare la città, che anche questo è un aspetto del carattere di Nuova Qua, con discussioni fino a tarda notte su come dovrebbe essere Chioggia, la sua classe di dirigente. E anche qualche arrabbiatura per come molte arrabbiature. Allora, abbiamo appuntamento a giovedì sera, il 6 giugno, dalle ore 20.30 e poi la serata continuerà, al Giardino Moai, qui fuori dal Discanto, in lungomare Adriatico, Chioggia in scena, esco di scena, ma non vado in platea, tutti assieme per Giuliano Soncini. Non serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro e chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Le banche stanno fallendo, i negozianti hanno il fucile nascosto sotto il banco, i teppisti scorazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare e se non se ne vede la fine.